Ecco qui che sono arrivati i ravioli. Mamma mia che buoni questi ravioli cinesi. Si chiama tonno. Le mille mille bolle blu. Guardate qua che buono il matcha dentro il caffè. Comunque è costato tipo 8 euro tutta questa verdura. Ed ecco qui la nostra zuppetta che è prontissima. Voilà. Intenta la nostra Kumiko. Tu diceva i due elefanti? Oggi andiamo a mangiare i ravioli. Gyoza, yaki gyoza. Questo è il negozio, è molto famoso, è un negozio che fa solo ravioli, quindi andiamoli a assaggiare. Vedete, perché in Giappone si legge da destra a sinistra. Step 1, mettete la salsa di miso. Tsu ireru. Tsu sarebbe tipo l'aceto. Mettete un po' di su. Mettiamo un po' di salsa di soia, basta poco. Un po' di questo piccante. Siamo riusciti, ecco qui. Questa è la salsa per i nostri raviolini. Ok. C'è Kumiko che non ha capito perché mangiamo i sushi dedicati alle persone. Comunque stiamo vedendo il video. Voi l'avete visto il video che siamo andati a mangiare sushi? Se non ve lo siete visti andatevelo a vedere, vi lascio la scheda qui. Ecco qui che sono arrivati i ravioli. Questa invece è la salsa tare per i sui gyoza. I sui gyoza sarebbero sui gyoza in cinese. E questi qua praticamente si vanno in tinti in questa, mentre questi vanno in tinta in questa. Questo è gyoza senmon ten. Hajimete. Yes. Allora ci abbiamo i ravioli fritti, i ravioli col neghi, guardate quanto neghi che c'è qua sopra. Poi ci abbiamo i ravioli quelli praticamente in brodo, però senza brodo, non fatti alla piastra diciamo. E questi che sono quelli normali, forse questi sono quelli o con l'aglio o con il shiso. Vabbè, mangiamoli. Itadakimasu. Comunque vi lascio il link in descrizione. Come vi ho detto, questo è un gyoza senmon ten, quindi vuol dire che è un ristorante specializzato in gyoza. Quando c'è scritto senmon vuol dire che è la specializzazione. Per esempio le senmon gakko sono le scuole, cioè di professionali diciamo. Assaggiano di questi. Wow. Mamma mia che buoni questi ravioli cinesi. Assaggiamo uno di questi. Questi qua si mangiano così, senza salsa. Sono quelli fritti, al gusto di curry tra l'altro. Assaggiamo l'ultimo. Wow, guardate quanta neghi. Assaggiamo anche questo. Noi continuiamo a mangiare, ci vediamo dopo. Ciao. Dove che ci vanno schierata? Ma quanto lì? Ah già, sai cosa avete? Vi ho chiesto qual era il suo preferito. Questo era il preferito di Kumiko, mentre il mio preferito qual è? Pure Sebano. Pure schi? Mio preferito, sì. Ah, mi piace. Mi piace. Raviolo. Raviolo. Bene, una kaipai? Una kaipai vuol dire sono piena. Sono piena. Sono piena. Che figa le jido hanbaiki. Jido hanbaiki. Distributori. Distributori di bevande. Distributori. Sì. Oh, kawaii ne. Sapete che quei Miteruzo ci sono in tutto il Giappone? Sono la versione un po' normale, l'ho detto anche nel video delle curiosità. Non i Miteruzo, no, con curiosità no doka. Avevo fatto così per dire a voi che qua c'è la scheda e lei che guarda niente. Praticamente ci sono in vari posti del Giappone, però sono un po' diversi in alcuni posti. Nel disegno è un po' diverso, però più o meno il significato è quello. Adesso, dopo che abbiamo fatto questo pranzo di ravioli cinesi, oishikatta? Buono? Buono. Ma c'è tutto happy day? Oh no! Dante, gli ho chiesto. Ti ho chiesto, è stato buono? Buono, ok. La prossima volta che passiamo qua sono sicuro che la casa sarà già bella rifinita. Qua le case in due ore le fanno, non capisco il Giappone. Vabbè, e adesso stiamo andando a Macaronic. Dovrebbe essere un negozio che c'è qua. Che sembra, è tutta questa casa tutta nera. Però in realtà questa casa tutta nera altro non è che un negozio di vestiti e anche un bar che si chiama Macaronic. Oh, poi. Oh, ciao. Name nanda tekechi? Toro, si chiama Tonno. Che carino! Aoki-san, konnichiwa. Tocca da me? Io. Ok, ecco, questa Aoki-san è il proprietario di questo negozio che si chiama Macaroni. Che c'è Aoki. Guardate, è un negozio bellissimo. È super pulito, guardate. Sembra di essere una Hikikomori House, ma non è una No, vabbè, che veramente stanno preparando una pubblicità molto importante di cui non posso parlare, molto fica, con anche delle gente molto importante, quindi adesso sono tutti al lavoro a fare sta cosa. Infatti questo negozio è chiuso, però se venite qua potete bervi il caffè e parlare con loro e fare la spesa, anche comprare qualche vestito.
vestito. E conoscere anche Toro soprattutto. Ecco, vabbè, io adesso mi scelgo dei vestiti per il prossimo music video. Tra l'altro anche il music video di Neverland ho preso i vestiti da qua. Vabbè, andiamo a vedere. Ok, abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato un po' di vestiti che ci ho consigliato a Oki-san. E salutiamo Toro e ce ne andiamo via. Bye bye. Nanka Oki-san itarego gositteru? Nanika? Ariamo. Vediamo se sa un po' di italiano. Buono te. Italiano da italiano. Buono, ok. Milano ho detto a Milano, conto? Lui è stato a Milano a fare uno shooting per qualcosa che non si ricorda. Però ci credo. Lui ha fatto un sacco di robe. Questa è l'unica cosa che un sacco di giapponesi sanno. Sapete che alle gallerie ci sono due negozi di Prada, uno accanto all'altro? Allora lo sapeva. Questi qua sono i personaggi delle farmacie, ma per qualche strano motivo ci sono qua davanti a un appartamento, ma senza motivo. Andiamo a vedere un po' questo Tera. Oh, brava. Ricordatevi sempre che non dovete mai mettere il piede qui in mezzo, dovete sempre camminare da un lato all'altro. Stanno facendo le pulizie, ma guardate qua questo bel tempietto. Kumiko corre a una velocità, mi ricorda qualche gioco di Project Zero. Qui siamo in un tempio buddista, si dice Tera in giapponese, che è diverso da un santuario shintoista che invece si dice Jinja. Qua tra l'altro ci ho fatto il video sui numeri sfortunati. Là dentro c'è il cimitero dove non si possono fare le riprese, però qui ci hanno detto che è ok. Guardate che qualche fiore di ciliegio ci sta ancora cadendo, eh. Gli ultimi ciliegi. Adesso Kumiko proverà a fare le bolle di sapone. Sugoi fai detane. Hai. Tutto non si indeschedo. Bicurista. Le mille mille bolle blu. Spostiamo un po' i capelli alla nostra Kumiko. Ormai mi ha detto che le bolle di sapone se ne vedono poche in Giappone, in effetti è vero. Si dicono shabondama, quindi adesso avete imparato una parola nuova, ve la scrivo qua, shabondama. Bene, almeno dai, con questo video imparerete a dire le bolle di sapone in giapponese. Bolle di sapone. Bolle di sapone. Bene. Faccio la spesa con Kumiko. Oggi vi facciamo vedere come si possono comprare anche della frutta e verdura che costa veramente poco in questo posto, perché guardate, c'è la lettuce a 50 yen. Guardate quanta gente che c'è. Allora prendiamo due lattughe a 50 yen. Guardate qua, costa tutto pochissimo. L'anguria un po' piccolina, però costa veramente poco, 3 euro. Non è male questo. Le uova, tutte queste uova 1 euro e qualcosa. Prendiamo un avocado. Se qua si fanno nella nave. C'è una fila pazzesca, ma vi credo, perché qui la verdura e la frutta costa pochissimo. Mi ha detto che di sabato costa veramente poco. Di asparagi di solito in Giappone costa pochissimo, ma queste costano solo 60 yen. Questa costa solo 10 yen. 10 yen. Ne prendo due perché solo 10 yen costa pochissimo. Anche gli spinaci, che in giapponese dice orenzo, costano pochissimo. Siccome questo è un video che mi avete richiesto, mi avete chiesto specie per i vegetariani e i vegani che magari vogliono comprare la frutta e verdura, e avete pensato che in Giappone costa pochissimo. Costa sempre tantissimo. Sì, costa tantissimo, però se andate in certi posti tipo questi, che costa qua molto meno perché magari non è perfetta come quello che vi vendono nei supermercati, ma comunque ha le stesse proprietà. Prendiamo ancora un po' di lettuce. Prendiamo i funghi shiitake. Costano solo 60 yen, vi rendete conto? Prendiamo un po' di zucca. Se la prendete intera sono tipo 3 euro, invece singola sono 80 centesimi. Questa è la Nagaimo. Non so come si dice in italiano. Prendiamo un broccolo. Eccolo qui. Queste sono delle Ok, queste sono delle patate che ci consiglia Kumiko. Mi ha detto che costano poco, quindi le abbiamo comprate. Comunque i giapponesi qua gentilissimi. Shinsetsu. Mi hanno fatto vedere anche dove era il Gabi che mi serviva. E la signora vicino non mi ha detto: oh, guarda che lo puoi trovare qua. Ah, vabbè, qua c'è la nostra Kumiko che sta pagando. Ovviamente col mio portafoglio, tranquilli, non è che l'ho fatto pagare a lei. E qua c'è una fila pazzesca, guardate che cosa. Arriva fuori la nostra Kumiko. Tutta questa verdura, c'è scritto tutto qua, quindi adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio. Comunque è costato tipo 8 euro tutta questa verdura. Quindi in Giappone la verdura e anche la frutta, anche se abbiamo preso verdura, costa. Ma se sapete dove andare potete anche pagare poco. Vi ricordate i due personaggi che abbiamo visto prima? Sono davanti alle farmacie. E infatti qua siamo davanti a una farmacia. Due elefanti. Ditemi te. Due elefanti. Si dondolavano. Si dondolavano. Sopra un filo di una ragnatela. Voi la conoscete questa canzone? Scrivetemela nei commenti. E questa è un'altra farmacia. Altra farmacia. Altro elefanti. Due elefanti? Due
due elefanti. Brava! E continua qui la nostra giornata con Kumiko. Si va a Coffee Con da questo mio amico che vedete si fa i cappuccini dentro i gelati. Hello! E ci smette anche la canzone di Tornado. Se non vi siete visti il video, trela, trela, trela teste. Trela! Waking up as the sun goes down, meeting up with some boys in town, we're on our way. Ci sta preparando il nostro matcha. Comunque in realtà questo ci sono andato anche con Marco Togni a farlo, quindi magari me ne metto un pezzo da quel video là. Guardate qua che buono il matcha dentro il caffè. Wow, eccolo qua. Quando l'ha mangiato Aki, Aki dire, sta fatto un cesso. Ecco qua il caffè. Così. E com'è contenta la nostra Kumiko. Presì? Vedete quanti ce ne sono? Adesso che ci siamo gustati il cappuccino e questo matcha, ci possiamo mangiare il cono al gelato, no? Cono al gelato. Cono al gelato. Cono al gelato? Cosa cavolo vuol dire? Ma cosa ti insegno? E quindi ci siamo messi a fare la nave con tutte le verdure che abbiamo comprato. Ci sono i broccoli, i funghi, shiitake, la zucca. Guardate che bontà. Poi aggiungiamo un po' di dashi. Questa è un po' costosa, ma diventerà una buona zuppetta se ce l'aggiungiamo. Ecco qui che l'abbiamo messa. Mettiamo tutto nel microonde e chiudiamo così. Facciamo 5 minuti. 5 minuti sia. Ecco qua che tagliamo anche le cipolle. Ecco qui anche un po' d'aglio. Ecco qui che abbiamo l'aglio e la cipolla che si rosolano. E poi qui intanto abbiamo l'insalata. Vedete, siccome con la nostra chopstick non possiamo sassaru, quindi non possiamo impilzare questa kabocha, quindi kabocha sarebbe la zucca, allora dobbiamo fare riscaldare ancora di più. Ed ecco qui la nostra zuppetta che è prontissima. Voilà! Ha un profumino niente male. Fatemi sapere se la vorrete assaggiare. Guardate, con i funghi, i broccoli, la zucca. Che profumino! Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto e spero di aver risposto alla domanda se esiste o meno la verdura che costa poco in Giappone. E noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Ciao! Buon appetito! Ciao!